Buonasera, grazie a tutti per aver partecipato a questo incontro, grazie soprattutto a coloro che si sono promossi per trovarci la sede e rendere possibile questo scambio di informazioni fra noi. Sono stato incaricato di delineare la figura del trustee, cioè colui nelle mani, colui a cui la famiglia dà il proprio patrimonio, le proprie risorse per garantire e tutelare il futuro del figlio disabile. Quindi il mio intervento esaminerà tutto ciò che il trustee deve fare, le responsabilità che fanno capo, gli adempimenti che questo signore o questa società è tenuto a realizzare nel rispetto del piano di vita futuro del disabile e delle volontà della famiglia. Ma preliminarmente volevo fare riferimento a un'analogia che troviamo nei tre strumenti destinatori, come diceva la dottoressa Ottani Sconza, che sono il trust, il vincolo di destinazione e il contratto di affidamento fiduciario. In questi tre istituti abbiamo questi soggetti che operano al loro interno. Nel trust abbiamo il disponente o settlor, in questo caso sarebbe la famiglia, il trustee, il guardiano e il beneficiario, che è il disabile grave. Nel vincolo di destinazione abbiamo il fiduciante, il fiduciario, il controllore e sempre il beneficiario e il disabile familiare. Infine, nel fondo speciale abbiamo il costituente, il gestore, il controllore e il disabile grave. Le tre figure del trustee, del fiduciario e del gestore sono investiti dell'amministrazione delle risorse destinate a tutelare il disabile e garantirgli una buona qualità della vita e tutte le cure che sono necessarie. Quindi nella trattazione che farò io, che è il trustee nell'ambito del trust, però ci sono delle affinità anche per le altre figure. Il trustee è un soggetto dotato di ampi poteri. Questo soggetto è investito dall'amministrazione e gestione dei diritti reali su beni mobili e immobili in forza di un atto dispositivo da parte del disponente, la famiglia, allo scopo di soddisfare le volontà di quest'ultimo recando un beneficio al figlio con questi problemi. La sua individuazione può essere effettuata secondo volontà del disponente, che ne dà atto nell'atto costitutivo, in un atto separato nel quale venga espressamente citato lo scopo del trust da parte del disponente o mediante un provvedimento del tribunale. Il trustee accetta sia espressamente o tacitamente la sua nomina e, conferita la validità al trust con l'indicazione puntuale del patrimonio trasferito, si obbliga ad amministrarlo e a gestirlo in qualità di fiduciario, attenendosi alle disposizioni del settlor, della famiglia, che vengono individuate e precisate nell'atto istitutivo. Il trust presenta le seguenti caratteristiche. I beni del trust sono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee, quindi pur il trustee essendone figurativamente proprietario e disponendo, ma non entrano mai nel suo patrimonio. I beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per colpa del trustee, torneremo su questo aspetto. E si sottolinea comunque che quando il disponente trasferisce al trustee i beni che intende segregare, il trust perde la proprietà a favore del trustee, che diventa a tutti gli effetti il vero proprietario di questi beni. Di conseguenza, i creditori del disponente o della famiglia non potranno considerare i beni conferiti nel trust come beni facenti parte del patrimonio del loro debitore, quindi vengono congelati e tutelati. Devono eventualmente dimostrare che l'atto istitutivo del trust è stato posto in essere allo scopo di sottrarre garanzie patrimoniali ai propri creditori. Se questi riescono a dimostrarlo, possono avviare un'azione revocatoria e quindi anche la revoca dell'atto di conferimento in trust. Sottolineo che nonostante il trustee abbia formalmente la titolarità dei beni,
Questi ultimi non si confondono mai con il patrimonio personale del trustee. L'insieme dei beni oggetto del trust costituisce un patrimonio separato e il beneficiario, ossia il figlio disabile, ne è il proprietario sostanziale. Preciso inoltre che nell'eventualità del fallimento del trustee, la trust property non rientra nella massa fallimentare, quindi i creditori del trustee non possono aggredire i beni oggetti del trust per soddisfare le loro pretese. Il trustee a sua volta è un proprietario fiduciario e quindi deve impiegare quanto gli viene trasferito esclusivamente secondo le disposizioni dell'atto istitutivo. Il trustee è gestore e amministratore dei beni segregati in trust. Il trustee è titolare e conseguenza è l'unico ad avere i poteri e le facoltà di un proprietario in relazione ad essi. Si tratta di una proprietà fiduciaria, ossia esercitata esclusivamente nell'interesse dei beneficiari del figlio disabile. Quindi, giuridicamente non è stata data una definizione precisa di trustee e di poteri ad esso attribuiti. Possiamo tuttavia individuare alcuni poteri tipici universalmente praticati dai trustee. Il trustee nell'esercizio del suo diritto di proprietà è vincolato ai limiti stabiliti nell'atto istitutivo di trust e alle finalità perseguite dal medesimo. In capo al trustee si possono ravvisare una serie di obblighi e poteri che sullo stesso incombono e che dovrà esercitare a vantaggio esclusivo dei beneficiari, che sono gli unici a poter vantare diritti nei suoi confronti. Fra gli obblighi del trustee ci sono il dovere osservare le disposizioni dell'atto istitutivo di trust, che rappresenta una sorta di guida di ogni comportamento del trustee, e un'eventuale violazione di quanto pattuito per iscritto espone il trustee a responsabilità. Il trustee deve preservare il fondo in trust, deve essere leale, ossia deve evitare di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, considerando la propria attività esclusivamente per gli interessi del beneficiario, del minore con problemi. Il trustee deve inoltre fornire informazioni e rendicontare la propria attività. Era emersa questa cosa, ci torniamo perché è importante. Per ciò che concerne i poteri, a seconda della legislazione scelta per regolamentare il trust e di quanto previsto all'atto istitutivo, il trustee ha un potere di anticipazione che si sostanza nella possibilità per il trustee di anticipare ai beneficiari parte di quanto spetterebbe loro al termine del trust. Il trustee ha il potere di vendere i beni oggetti del trust o di fruirne per intraprendere investimenti. Ha il potere di nominare il beneficiario o di nominarne nuovi se questi non sono ancora stati designati dall'atto istitutivo, purché sia autorizzato. Ha inoltre il potere di segregare una parte dei beni in trust o in un nuovo trust. Il trustee ha inoltre il potere di delegare singoli atti di gestione o l'attività amministrativa a terzi nel caso in cui non abbia il trustee le determinate conoscenze tecniche di cui si ha necessità. Prima si parlava del controllo sanitario, no, che deve essere effettuato ovviamente da personale medico di alta specializzazione. In questo caso il trustee può avvalersi di personale che abbia questo patrimonio di conoscenze. Il trustee può modificare la legge regolatrice del trust o alcune disposizioni dell'atto istitutivo, ha il potere di assicurare il patrimonio segregato in trust. È auspicabile comunque che i poteri del trustee siano indicati nell'atto costitutivo e, se necessario, in maniera precisa, in relazione anche ad eventuali poteri spettanti al settlor, al conferente. Poteri eccedenti l'ordinaria amministrazione e gestione della trust property sono attribuiti al trustee in determinati casi. Si tratta di poteri che incidono sulla struttura negoziale, quale la possibilità di modificare la normativa che fin dall'origine ha regolato il rapporto fiduciario, modificare o mantenere o nominare nuovi beneficiari, prolungare o ridurre la durata del trust. Tali poteri devono rispondere sempre ad esigenze di ottimizzazione per il conseguimento dello scopo specifico del trust. Il trustee ha le sue responsabilità. Nell'amministrare e gestire la proprietà fiduciaria, il trustee deve applicare la massima diligenza
non solo nell'interesse dei beneficiari, ma anche in virtù delle responsabilità ad esso attribuito. Specificandone il contenuto, elenchiamo alcune attività a cui il trustee non può sottrarsi. La salvaguardare l'integrità fisica ed economica del trust property, difendendola con le opportune iniziative giudiziarie ed economiche allo scopo di mantenerne o aumentarne il valore. Raccogliere e utilizzare adeguatamente ogni dato utile alla gestione del patrimonio. Contabilizzare i movimenti economici e finanziari incidenti su beni del patrimonio per garantirne periodicamente l'opportuno rendiconto ai beneficiari. Il trustee è responsabile, risponde personalmente e illimitatamente, quindi c'è una forte, risponde con maniera molto ampia, in qualità di unico proprietario della trust property, degli atti posti in essere eccedenti poteri ad esso attribuiti nell'atto istitutivo. Quindi deve rispettare con la massima trasparenza quanto previsto dall'atto istitutivo. Il trustee invece è esonerato da ogni responsabilità se nell'atto istitutivo sono state inserite delle clausole in tal senso o se dimostra che non è responsabile in relazione ai poteri ad esso attribuiti e posti in essere secondo la legge regolatrice del trust. Non è mai responsabile se i beneficiari avevano dato il loro consenso a una determinata operazione o se aveva ricevuto disposizione ad agire dal protector o dall'autorità giudiziaria. Come dicevamo prima, se l'atto istitutivo del trust lo prevede, il trustee può attribuire a un soggetto specializzato la facoltà di compiere alcuni atti di cui lo stesso trustee non è a competenza tecnica. Il trustee invece non può mai delegare la totale gestione del patrimonio. In qual caso si avrebbe un comportamento di rinuncia dell'incarico affidatogli. L'atto di delega a un terzo corrisponde ad una procura speciale avente efficacia per un tempo prestabilito e fino al compimento dell'atto a compiere. Anche se delegante, il trustee rimane comunque responsabile dell'atto posto in essere dal delegato. L'obbligo di documentare le proprie attività che fanno svolte dal trustee. Ogni atto che è posto in essere dal trustee deve essere adeguatamente documentato attraverso il libro degli eventi del trust. Esso da un lato tutela il diritto di informazione dei beneficiari e dall'altro costituisce uno strumento di difesa per il trustee rispetto ad eventuali procedimenti giudiziari di contestazione relativi ai processi decisionali assunti. Il libro degli eventi deve essere vidimato da un notaio o da un pubblico ufficiale, successivamente custodito, tenuto e aggiornato dal trustee. Il libro degli eventi deve includere l'istituzione del trust, il prospetto riepilogativo delle posizioni dei beneficiari aggiornato con la loro evoluzione, le modificazioni soggettive del trustee, gli investimenti effettuati con il patrimonio del trust, la trascrizione del rendiconto annuale, eventuali rendicontazioni periodiche, la destinazione del patrimonio ai beneficiari e l'estinzione del trust. Sintetizzando, il trustee deve svolgere le seguenti attività: salvaguardare l'integrità fisica ed economica delle trust property, difendendola con le opportune iniziative giudiziarie ed economiche a scopo di mantenerne o aumentarne il valore, raccogliere e utilizzare adeguatamente ogni dato utile alla gestione del patrimonio, contabilizzare tutte le movimentazioni economiche e finanziarie incidenti sui beni del patrimonio per garantirne il rendiconto a beneficiari. A questo punto vediamo chi può fare il trustee. Il trustee è nominato dal disponente all'atto istitutivo del trust. I soggetti che possono assumere l'ufficio del trustee in generale può essere esercitato da chiunque. Nella prassi la funzione di trust può essere ricoperta sia da persone fisiche, un amico di famiglia, un professionista di fiducia della famiglia, tanto da persone giuridiche, che sono società costituite ad hoc da professionisti specializzati nel settore. È prevista anche la possibilità di nominare più trustee che operino congiuntamente, il cosiddetto collegio dei trustee. Le società fiduciarie sono fra i soggetti che possono svolgere l'attività di trustee e, considerando gli obblighi e le responsabilità che abbiamo sopra delineato, è evidente che il disponente può contare in questo caso su un trustee con un livello molto elevato di conoscenze sulle seguenti materie: materie giuridiche, procedurali, fiscali, finanziarie, tributarie, antiriciclaggio, dichiarazione dei redditi.
Quindi tutti questi adempimenti che fanno capo al trustee ben difficilmente sono nelle mani di un amico di famiglia, una persona che non abbia un'approfondita conoscenza di tutte queste materie. E vorrei infine evidenziare che le società fiduciarie sono soggetti sottoposti per il loro esercizio dell'attività ad una marea di obblighi, di adempimenti e sono vigilati dal Ministero delle Imprese, ex Mise, dalla Guardia di Finanza per il rispetto delle norme antiriciclaggio, dalla Banca d'Italia tramite l'UIF. Alcune fiduciarie, come la fiduciaria Marche, sono di emanazione professionale, ossia i propri soci sono costituiti esclusivamente da dottori commercialisti ed avvocati specializzati nelle problematiche del trust con competenze specifiche e, in quanto iscritti in ordine professionali, sono obbligati ad osservare le norme deontologiche del proprio ordine professionale di appartenenza. Questi aspetti, visti la complessità della materia, costituiscono un'ulteriore garanzia a favore delle famiglie disponenti per la realizzazione del piano di vita a favore del figlio disabile. E con questo penso di aver affrontato un po' tutti i punti relativi al trustee.